Benvenuti su Veie Games. Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdere la priorità acquisita. Con un ultimo colpo finale, il tormento di Achille
giunse alla fine.
sarebbero state scritte sulla battaglia di Fenix contro il potente Eracle e su come lei lo liberò dalle grinfie del malefico tifone. Con i quattro stemmi dei caduti, Fenix poteva finalmente oltrepassare la porta misteriosa. Nella tomba degli eroi, Fenix riusciva a sentire la presenza dei grandi guerrieri mortali dell'antichità, evocati nell'Isola d'Oro per affrontare Tifone. Che branco di volta gabbana! Achille, conosciuto come l'eroe di tutti gli eroi, fu troppo arrogante e Tifone lo sconfisse con facilità. Non posso guardare quel dolce faccino! Traditore! No, un attimo, solo un ultimo sguardo. Atalanta, cacciatrice insaziabile, dall'acume e dalla forza invincibili. Ma la maestra dell'Ash si distrasse e questo causò la sua fine. Poi rimasero solo Eracle e Odisseo. Uno il paradigma divino del valore virile, l'altro un re dall'intelligenza ineguagliata. Combatterono fino all'ultimo. Ma Tifone sconfisse la forza bruta di Eracle. E Odisseo, impazzito poiché non era riuscito a battere Tifone, cadde come gli altri. A lungo hanno sofferto nella stretta di Tifone, finché Fenix non giunse a liberarli e a sorprenderci tutti. Per ora! Fenix salì verso la stanza misteriosa, un luogo in cui l'eroismo entra nell'eternità. Per essere uno incatenato che cerca di liberarsi, tu sì che sai creare una scena melodrammatica. Un
piedistallo vuoto. Adatto a un eroe. Non posso crederci. Cercherò di esserne degna. Lo giuro.